Carissimi amici di Science Web Radio e Science Web TV in www.sciencewebnetwork.it, è questo speciale che vorremmo dedicare veramente a questi due artisti essenziali. Io me lo devo abbracciare quando mai mi capita una occasione così. Oh, sangue d'uma sangue, usando mai a pepe. Allora, come potete notare, questa persona davvero eccezionale è un ospite che molti di voi riconosceranno ed è Pizza, Radio 105. Ciao fate! Cuocione! Cuocione, numero uno, poi dietro la telecamera c'è un altro numero unissimo, ragazzi, non vi voglio dire niente. Ma il numero uno vero? E allora? Pier Paolo. Buonasera, Pier. One man Pier, esattamente. Esatto, perché le occasioni di questa appunto? Perché? Perché? Ci domandiamo perché? Anche noi ce la siamo detto. Perché? Perché? Ah no! Perché, cari amici, come avrete sentito, il lunedì sera avremo come ospite Pier Paolo, in diretta web TV tra l'altro, e il mitico Pizza. Naturalmente vi consiglio sempre di ascoltarvi tutto esaurito su Radio 105. Se mi raccomando alle 7 alle 10, non sbagliate, tutte le mattine alle 7 alle 10 con Marco Gali, tutto l'ambaradà. Esatto, quindi anche noi di Sciencewebnetwork.it. Il Maialon Grugnone arriverà, il Maialon Grugnone, perché bisogna tappare le mucose. E quindi, cari amici, su Radio 105 tutte le mattine noi di Sciencewebnetwork vi consigliamo di ascoltare tutto esaurito. Ok, bene, torniamo a noi. Perché siamo qui? Perché da sabato 5 ottobre al 13 di ottobre 2013, qui a Cittadella, in provincia di Padova, c'è questa mostra, appunto, all'Expo 2013 di One Man Pier, Pier Paolo Menegazzo, e il mitico e grande Pizza! Naturalmente, direttamente, coming from Fai Beach, che non è quella cosa, è quell'altra. E quindi? Ma il vero pittore, scusa, Gianluca. Ma il vero pittore è lui. No, è lui. Io sono Mario Pinto, io vado a mio, nel senso, a casa. Ma sei infantile metropolitano? Hip hop infantile metropolitano, perché non so quello che faccio, dipende da quello che fumo in generale. Quello che capo, come si dice. E quindi dicevamo di venirvi a vedere. Cioè, anzi, io partirei appunto con Pier Paolo, io farei anche una cosa del genere. Scusate se mi intrometto. Io mi vado dietro. Io mi metterei a posteriore sui guardi, ragazzi. No, è il tuo. Allora, tu lo fai sui miei, io lo faccio sui tuoi. Scusate se ci intromettiamo. Noi li dobbiamo pure. Devo presentare i tuoi, Pizza. Sì, tu presenti i tuoi, che io presento i miei. Tu presenti i miei. Pizza? Pizza. Anzi, Graziano De Santis, in arte Pizza, realizza quadri hip hop infantile metropolitano. Cioè? Che non so fare niente in generale. No, non è vero, è un po' più infantile perché non sono capace. Ma devo fare poi il critico d'arte, quindi. Ma esprime la gioia di vivere con i suoi colori ed espressioni geometriche. Fitomorfe, che non so cosa vuol dire, ma fa figo. Fa figo, allora accorrete gente perché qui sapete com'è la faccenda. Guarda che questo qui è aspettando un domani. Come il governo. Come il governo, aspettiamo un domani, vediamo cosa succede, poi lo strappiamo perché non ce ne può più. Come il governo. E qui invece, ad esempio. Invece questo qui è a tre per te. Dillo tu. È a tre per te. Hai visto? Tre per te. Perché esprime l'espressione sintomatica che è della sovrapposizione degli gnomi, in generale vista dalla retrospettiva. Non lo so cos'è. Che è una delle parole di quest'anno, di quest'estate, dove c'è un cerchio, c'è Pizza, ma dovete formare un cerchio, perché il cerchio è la musica perfetta, fa figo, la c'è stata. Questo qui è un risvegli, perché quando ti risvegli tu cosa apri? Gli occhi, cucù, e poi si risveglia anche un altro istinto soprannaturale, tutto bravo, Pizza, me l'hai rubata, risveglio muscolare. Come stava dicendo One Man Pier.
show. E lì infine abbiamo il pizzero di questo angolo, abbiamo questo che è mi sposto io anche l'occhio vuole la sua parte. È vero, perché? Perché se non ti piace ti giri e guardi da un'altra parte. Ecco. Ma io Rosario vorrei soffermarmi su questo. Ah, beh, ragazzi, quella lì è natura viva, autoritratto. No, ma bisogna sottolineare che al buio si illuminano gli occhi, ragazzi, gli occhi diventano belli, ti fa luce l'occhio. Perché? L'occhio vuole la sua parte, fratello. Vedi che tutto torna. È tutto torna, ma io l'avevo detto, dici qualcosa. È un cerchio, la mia. C'è un cerchio, la musica per forza di sveglio muscolare! Un, due, tornando noi seri, Graziano, perché mi sto divertendo, perché mi lascio andare al mondo di prima, come i cerchi, la cerchio, la cerchio. No, da dove nasce poi la passione anche per la pittura? Perché naturalmente ricordiamo, fondamentalmente, noi ti possiamo sentire e ascoltare tutti i giorni, ma non ricordiamo sulla regione. Non, no, non mi vedete parlare. Perché... Allora, mi piace il colore, mi piace la gioia. Io allora, a certe volte dico nella generale, come stavamo dicendo prima all'occorrenza avanza, no? Come sta? Io sto solo bene. Quando uno sta solo bene, quando è a zero di. Non ho debiti, meno male. Ed è già qualcosa. Ed è già qualcosa. Io sono il mutuo da pagare, ma lo paga mia moglie. La macchina, ma la paga la moglie. Non è che nel senso patatina, però vabbè, ci sta dentro. È una gioia di vivere. Allora ho iniziato a fare questi colori strani, ma nel mio io. Bello. Non nel tuo. Perché io nel mio io stavo vedendo, facevo questa. E poi sono cose infantili, come si vede, sono cose infantili, perché io veramente non sono capace. Quello che. Solo che mi va di fortuna. Si sminuisce. No, non è. Mi va di fortuna. No, non sono capace, tu sei bravo. Dai, ragazzi, no, io non sono bravo, io ho solo la fantasia. È poco, abbiamo detto poco. La fantasia, vabbè, poi l'applico. Ma la cosa bella è che si vendono. È quello che è bello. E io? A me lo dici. Come tu. No, venderli tutti, poi invece poi adesso parleremo di. One Man Pierre, esatto. E io direi di andare nel reparto di One Man Pierre. Abbiamo commesso in mezzo al campo. Sì, seguiti. Ah, lo sa, Iuz, che si è detto la webcam, anzi la videocamera. Seguici con noi, maestro. E naturalmente sempre qui da Cittadella, lo spazio Expo 2013. Expo 2013. Grazie per la precisazione. Ecco qua, guardate anche questi di Pierpaolo, veramente... Beh, significativi, ragazzi, espressionismo qua proprio sono cose importanti, perché lui, oltre ad essere un artista musicale, variopinto, autore, conduttore, sto scoprendo cose che neanche noi sappiamo. Artista, culinario, perché giornalista, avvocato, bed and breakfast. Adesso sei tu. Sono io. L'artefice. Raccontaci! Allora, questa serie si chiama Mostri e Normali . È dedicata ai grandi attori della commedia italiana. I mostri sono dietro la telecamera. Allora, qui sono rappresentati vari attori, tra cui Jerry Calà, Carlo Verdone, Paolo Villaggio, Guido Micheli. Scatta il meccanismo! Ma perché c'è la ceccia? Però sono rappresentati in maniera tragicomica, sì, nel senso, con la classica espressione, le classiche movenze tipiche del film, quindi comico, scene tratte dai film classici, però con in sottofondo dei paesaggi un po' horror, un po' paurosi. Anche tu fumi bene, E poi lì mi sono permesso di... Infatti notavo... Il lusso di trasferirmi nel personaggio del Marchese del Grillo, prendendo il posto ad Alberto Sordi, se posso. Un'autocitazione, Mezza gara!
No, comunque questa è la serie di quadri, anche se tutto la passione mia è nata nel cercare di trasportare le mie canzoni in quadro, che però qui... Perché ricordiamo che lui è anche un cantautore, regista famoso. Scenografo e ballerino, ragazzi, sì. Qua non si scherza mica una cippa. E infatti ricordiamo che per Paolo verrà ospite insieme a Pizza, sì, lunedì sera, per quanto riguarda la nostra trasmissione, insieme a noi, tutti qua. E appunto è lunedì sera alle ore 22 con Proppi, saliamo in te, due compagni, comunque, uno in diretta. Comunque Gianluca e Rosario sono due fortunelli, fortunelli perché sono i primi a vedere la mostra che aprirà fra un'ora e mezza. Sì, ragazzi, anteprima. Voi non sapete che tagliatelle, come tagliatello, ma esatto, la tagliatella, quella che abbiamo bevuto, la tagliatella. Qui a Cittadella, la tagliatella. Che fa rima? E quell'altra che dovevo, la parola che dovevo dire, qual era? Torbolino! Cucco! Vi aspettiamo qua a Cittadella, fratelli, Esatto, dal 5 al 13 ottobre 2013. Occhio. Io mi do un bacio, Pizza. Ma amore mio. Abbracciamoci. Abbiamo fatto un gol! Pizza, è stato un piacere. Science Web Network, la numero uno. Fratelli! Troppo forte, grazie. No, anzi, non ci dovete sentire, ci dovete vedere. E se non ci vedete, ci sentite. Ci sentite, no, se no, appicciate la luce.